sole, mare, vento, vento per asciugare le vigne. I primi grappoli sono stati staccati, la vendemmia è in pieno corso in Puglia, che è la regina delle uve e la regina del vino. A livello nazionale si prevede un quantitativo compreso tra i 44 e i 45, 47 milioni di ettolitri, ma molto dipenderà sia dall'evoluzione delle temperature che influiscono sulla maturazione, sia sull'assenza di nubifragi e grandinate che hanno un impatto devastante sui vigneti e sulle quantità prodotte. Nonostante il calo a livello nazionale, l'Italia quest'anno è il primo produttore mondiale di vino, mentre per il secondo posto si prospetta una sfida tra la Francia e la Spagna, che hanno subito un contenimento dei raccolti, anche se più marcato per i cugini d'Oltralpe. In questo scenario la Puglia assume un ruolo chiave, un ruolo importante. E di questi temi noi abbiamo il piacere di parlare nella rubrica L'intervista della settimana, con il presidente del consorzio di tutela del primitivo, DOC e DOCG. DOCG. Ecco, sono sigle che impariamo tutti a conoscere, il dottor Mauro Di Maggio, che peraltro è anche direttore generale di una delle più importanti cantine italiane, Cantine San Marzano. Ben trovato, presidente. Buongiorno, grazie dell'invito. Vendemmia in pieno corso, inevitabile il riferimento alle condizioni meteo, ecco, come hanno influito e come influiranno sulla vendemmia in corso. Quest'anno ci troviamo di fronte a una vendemmia abbastanza sana. La gestione fitosanitaria non ha presentato fenomeni da controllare, quindi le uve sono buone. C'è stato un po' di rallentamento, di ritardo rispetto all'anno precedente. Di solito una maturazione più lunga in concomitanza con una gestione fitosanitaria integra con delle buone condizioni di uva vuol dire una maggiore complessità, una maggiore aromaticità delle uve. Quindi abbiamo uve profumate che maturano un pochino più tardi dell'anno scorso, anche se i caldi recenti hanno fatto un po' recuperare questo ritardo. Insomma, con il primitivo, che è l'uva che ci sta a cuore, abbiamo alcune cantine hanno già iniziato la raccolta per le zone marine, diciamo Maruggio, Lizzano, Avetrana, e adesso a mano risaliamo nell'entroterra con i vigneti ad alberello e con gli impianti a Guyot. Quindi un po' siamo partiti, ma il grosso sta per iniziare. Ecco, quali sono stati gli effetti della pandemia e come il settore ha recuperato e ha riguadagnato posizioni? La pandemia ha determinato un'accelerazione per il nostro settore, un'accelerazione sul ridisegnarsi delle modalità di distribuzione. Chiaramente, soprattutto nei mesi iniziali, il settore nel quale più il vino fa forte il proprio brand, che sono i ristoranti e le enoteche, ha avuto uno stop, quasi rallentamento. E invece i supermercati, sui cui scaffali si consuma più del 50% del vino in generale, hanno avuto un grosso aumento di consumo. Adesso poi si è intensificata l'importanza del canale di vendita online che nei suoi operatori principali ha assunto una grande importanza. Adesso con quest'estate si è riequilibrata questa condizione, soprattutto per i vini pugliesi e in Puglia, che essendo una regione turistica, insomma, i ristoranti che scoppiano di salute, che stanno lavorando tantissimo. Quindi, in generale, il nostro settore ha dovuto gestire con attenzione la presenza sui vari canali, intensificare l'attenzione alla multicanalità, ha dovuto gestire con attenzione la distribuzione nelle diverse zone del mondo che sono state colpite in maniera disomogenea e non simultanea dal Covid, e quindi anche da un punto di vista geografico c'è stata dei mercati, c'è stata necessità di gestire la situazione. La Puglia sono anni, i produttori pugliesi sono anni che vendono sopra il mercato, quindi noi siamo controcorrente, le denominazioni pugliesi e soprattutto il primitivo di Manduria DOC è una delle denominazioni che hanno più attenzione a livello internazionale, quindi
c'è stata paradossalmente anche con la pandemia una crescita delle vendite del nostro vino, che sono comunque il frutto dell'attenzione, del lavoro delle nostre cantine e dei nostri viticoltori. Ecco, a proposito di produttori pugliesi, ci sono cantine importanti che si stanno affermando, che si sono affermate, pensiamo a Varvaglione, ai produttori di Manduria, a Paolo Leo, le Tenute Rubini, il Nero di Troia, Torre Vento, gli spumanti nella BAT. E io prendo spunto da Cantine San Marzano, perché diciamo l'etichetta, l'icona che 60 anni, no? Che è un prodotto che il presidente di Cantine San Marzano, Franco Cavallo, ama, perché è nato proprio dalla volontà di creare un vino capace di valorizzare l'autenticità originaria del vitigno primitivo in chiave inedita e moderna. Ecco, però, a proposito di primitivo, presidente, un vino di qualità che si è affermato sugli scenari nazionali e internazionali, non c'è il rischio che di una commercializzazione che vada a inficiare sulla qualità? E come tutelare quindi le aziende che producono il primitivo? Qual è, diciamo, in tal senso l'azione del consorzio che lei preside? In questi ultimi 20 anni i produttori pugliesi, e soprattutto quelli della zona salentina, del Salento settentrionale, insomma i produttori dell'enclave del primitivo di Manduria d'Oca, hanno fatto benissimo. Hanno prodotto vini buoni, li hanno venduti e distribuiti bene in giro per il mondo. Questo ha destato una raddoppiata attenzione da parte del mercato e degli altri produttori, quindi di altre regioni e di altre zone. Quindi adesso è l'ora per i produttori pugliesi, salentini e della zona del primitivo di Manduria d'Oca di lavorare federati per la tutela del primitivo. Il primitivo come tale è una varietà e quindi la si può ritrovare anche in altre zone che non siano la zona della DOC primitivo di Manduria. La nostra opera, l'opera del consorzio di tutela del primitivo di Manduria, delle aziende principali, delle aziende faro, in collaborazione con le altre DOC pugliesi, con l'assessore Donato Pentassuglia, deve essere quella di sempre più legare il nome primitivo alla Puglia, di renderlo un gioiello di casa che non può essere più toccato da altri. Il consorzio di tutela svolge in parte con le proprie forze questa opera, perché interviene in ogni parte del mondo in cui ci siano opere di contraffazione, emulazione, in cui siano registrati nomi o marchi che scimmiottino o il nome primitivo, che ne usurpino l'avviamento commerciale. Però non può bastare l'opera del consorzio, e quindi bisogna creare vari strumenti a livello regionale per sempre più spiegare alla gente che il primitivo è un'uva che fa vini buonissimi, che sono classificati secondo una piramide qualitativa che vede alla sua base il primitivo indicazione geografica Puglia, poi c'è il primitivo indicazione geografica Salento, e alla sommità della piramide c'è il primitivo di Manduria d'Oc insieme ai cugini del primitivo di Gioia del Colle d'Oc, che è un altro ottimo vino a base di primitivo. Bisogna spiegare sempre più ai consumatori questa identità, questa appartenenza del primitivo alla Puglia. Qualche mese fa, un anno fa, era successo il caso dei siciliani che si piantavano il primitivo in casa loro, liberissimi di piantarlo, ma non devono usurparne la reputazione e l'avviamento. E quindi sta alla politica, e abbiamo discussioni avviate con l'assessore Pentassuglia, che si è mostrato ricettivo rispetto alle nostre esigenze di tutela, per creare degli strumenti più propri alla tutela di questo nome. Ecco, in Puglia sono 4 i consorzi di tutela del vino: il consorzio di tutela del primitivo di Manduria, DOC e DOCG, di cui è presidente appunto il dottor Di Maggio, il consorzio del Salice Salentino DOC, il consorzio di Brindisi e Squinzano DOC e il consorzio dei vini DOC e DOCG di Castel del Monte. Ecco, questi 4 consorzi hanno aderito al distretto agroalimentare, quindi diciamo non solo il vino, la filiera agroalimentare, la filiera agroturistica. Ecco, in termini economici per la Puglia una carta in più da giocare. Sì, voglio aggiungere un'informazione, sì. I consorzi sono di più in Puglia, quelli che tu hai detto sì, sono i più importanti, sono riconosciuti, quindi perché il consorzio poi deve essere erga omnes, cioè perché il Ministero
delle risorse agricole riconosca al consorzio il ruolo di unico ed effettivo gestore della DOC, deve riconoscergli una rappresentatività minima. Sì. Questi quattro consorsi sono quelli rappresentativi dei vini più importanti a livello quantitativo e sono tutti erga omnes, però ci sono anche tanti altri colleghi, c'è Barletta, Gioia del Colle DOC, ci sono altri consorzi piccoli in crescita. Certo. Questi che quattro attendono, diciamo, una formalizzazione. Una formalizzazione o un riconoscimento. Questi quattro consorsi lavorano anche per il clima di collaborazione e stima fra i vari produttori delle varie zone, lavorano insieme al fine di creare un livello superiore di collaborazione fra consorsi per la gestione del settore. Sempre più la normativa di settore indica nei distretti lo strumento adatto per la gestione sia degli strumenti di finanziamento, sia lobbistica, sia per la gestione di tutto ciò che concerne il marketing a livello regionale. Quindi di concerto i quattro consorsi da te citati spingono per una sintesi degli stessi, per parlare sempre più con una voce unica. Il distretto è uno degli strumenti principali per fare questo. Insomma, si tratta di gestire insieme le risorse pubbliche e progettualità comuni ai produttori vitivinicoli nelle aree salentine e federiciane. Questo è un po' lo spirito della... Che sono quelle che rappresentano oltre il 90% della produzione vinicola pugliese. Sì, ecco, sulla legge relativa all'enoturismo ci parlerà fra un po' il senatore Dario Stefano. Ecco, enoturismo, il confronto con l'assessore regionale all'agricoltura Pentassuria si è rivelato positivo, lei stesso ha detto che ha dato la sua disponibilità perché diciamo, il settore possa marciare senza doversi imbattere in laccellaccioli. Esattamente, il settore mostra, ed è legittimo e giusto che sia così, una notevole attenzione per il turismo, che è un'attività collegata alla nostra. La viticoltura di per sé porta un disegno del territorio bello, in più il territorio salentino, il territorio pugliese è già bello di suo. Molti dei nostri soci hanno un'attività turistica e quindi è normale che non possiamo più chiuderci a guardare la nostra attività enologica, viticola e vinicola, ma dobbiamo portare la nostra attenzione a regolare queste altre attività, anche perché è evidente che la Puglia all'attenzione degli operatori turistici. Quindi noi abbiamo guardato con entusiasmo e con sostegno all'opera di Dario Stefano, che è da sempre vicinissimo a noi produttori vinicoli, per regolamentare questa legge che aspettavamo insomma caldamente per l'inizio dell'estate. È stata il suo iter, ha avuto una durata un po' più lunga di quello che avremmo desiderato, ma finalmente Dario ce l'ha fatta a portare all'applicazione questa legge. Ecco, Presidente, che novità avremo rispetto alla vendemmia? Come qualche bottiglia nuova? Ci può fare una fotografia un po'? Ma da quando è iniziata questa ondata del primitivo, sono passati ormai 20 anni, e il consumatore si è affezionato prima ai nostri grandi rossi, poi i produttori pugliesi hanno incominciato a sfidare se stessi, a competere in armonia per cercare di produrre tipologie nuove, e quindi sono nati questi rosati a base di primitivo che stanno accaparrando le attenzioni del mercato, no? dei rosati molto più leggeri e fragranti dei rosati tradizionali salentini. Adesso io vedo che c'è una ondata, uno sviluppo interessante anche verso i rossi minori, e per questo sono usciti vini a base di Susumaniello che hanno un notevole pregio. E poi addirittura alcuni produttori si stanno spingendo verso spumanti sia metodo Charmat sia spumanti di metodo classico. Insomma, da sempre sappiamo che le uve pugliesi e salentine in particolar modo sono buonissime, da noi la frutta è sempre buona. Adesso la parte umana sta venendo fuori, la tecnica e il coraggio dei nostri imprenditori vitivinicoli, e stiamo dimostrando che siamo bravi non solo con i grandi rossi, perché la Puglia e il Salento sono noti come casa dei grandi rossi, ma con tutte le tipologie dei vini. Ringraziamo il presidente del Consorzio di tutela del primitivo di Manduria DOC e DOCG, il dottor Mauro
di maggio. Ringraziamo i telespettatori di Antenna Sud e quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali Lo Ionio e l'Adriatico. E a proposito di enoturismo, vi invitiamo ad ascoltare questo interessante intervento del senatore Dario Stefano, che oltre che essere un politico è un uomo che ama l'agricoltura, che ama il vino, lo ha confermato nel suo periodo abbastanza lungo di assessore alle risorse agroalimentari con la giunta Vendola, ha proseguito il suo impegno e lo sta proseguendo da parlamentare, e quindi ecco a voi il suo contributo. Grazie e arrivederci. Grazie a voi. Beh, intanto diciamo che oggi finalmente in Italia esercitare l'attività enoturistica è consentito da una legge nazionale che ne disciplina gli standard, sia da un punto di vista igienico-sanitario che di qualità del servizio, ma ne disciplina anche il sistema fiscale al quale assoggettare con un regime semplificato le attività complementari a quelle della vinificazione attraverso la vendemmia didattica, l'accoglienza in cantina, le degustazioni. E quindi finalmente in Italia si può praticare l'attività di enoturismo senza che gli operatori rischino di incorrere in sanzioni di natura fiscale o di natura amministrativa. E questo grazie ad una legge che abbiamo voluto ispirare così, con un'impronta che avesse uno sguardo nazionale e che quindi scongiurasse il rischio di un'offerta diversificata, disomogenea, così come è accaduto con gli agriturismi, rispetto ai quali ogni regione legifera da sé, ed è un'immagine chiara a tutti quella di un'Italia che in alcune regioni ha un'offerta agrituristica di altissimo profilo, in altre un'offerta agrituristica che tradisce lo spirito stesso per il quale l'agriturismo è nato e è stato concepito dalla legge. Questa legge sull'enoturismo è resa attuativa da un decreto interministeriale firmato dai dicasteri del turismo e dell'agricoltura e consegna, con il parere espresso dalle regioni all'unanimità in conferenza Stato-Regioni, consegna la possibilità di operare in maniera assolutamente semplificata agli operatori su tutto il territorio nazionale attraverso una semplice SCIA e quindi una dichiarazione di inizio attività da rendere al proprio comune. Le regioni, per consentire questo, dovrebbero solo prendere atto di questa impronta legislativa, così come hanno fatto la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna, e non come purtroppo invece è stato fatto anche nella nostra regione, provando ad inserire un'ulteriore norma che appesantisce il quadro normativo e complica, così come hanno detto a chiara voce gli operatori, complica il loro mestiere, perché ne indebolisce anche la qualità e l'impronta che l'enoturismo deve dare. Consideriamo che l'enoturismo è un'attività importante che fino al 2019 è stata realizzata un po' sotto traccia, e pur tuttavia, pur di fronte a questi rischi, l'enoturismo in Italia ha mosso 15 milioni di turisti in cantina, con un fatturato stimato intorno ai 3 miliardi di euro. A cosa serve, immaginare una frontiera nuova per l'enoturismo? Io credo che serva a regioni come la Puglia, ma il nostro paese, per continuare a qualificare l'offerta turistica di una impronta esperienziale. Il turismo si orienta sempre più verso modelli sensoriali, si va in vacanza per fare nuove esperienze, non si va più in vacanza per riposare. Da questo punto di vista l'enogastronomia è certificato che è entrata tra le variabili principali per il 71% dei turisti nello scegliere una meta dove trascorrere le proprie vacanze. In questo senso la Puglia è uno scrigno importante, se noi siamo in grado di mettere insieme queste nostre identità, di tenerle unite in un approccio sistemico, ma di valorizzarle anche da un punto di vista qualitativo. L'enoturista
e un turista che spende dai 150 ai 160 euro al giorno, contrariamente al turista ordinario che ne spende 70-80, ma l'enoturista è un turista che chiede qualità, qualità nell'accoglienza, professionalità nella narrazione di quella esperienza, professionalità nel racconto, nelle lingue straniere che necessitano, e quindi abbiamo la necessità ora di configurare questa nostra offerta turistica su standard elevati che in parte il decreto attuativo indica, in parte vanno alimentati attraverso attività. Questo sì che le regioni dovrebbero fare, ad esempio ispirando percorsi di formazione degli operatori, ad esempio immaginando di investire qualche denaro per una segnaletica, per una cartellonistica che ci aiuti, che aiuti il turista a raggiungere le cantine e a tenerle dentro a percorsi che le associazioni possono certamente costruire ed ispirare. Penso al Movimento Turismo del Vino, ma penso anche alle associazioni di categoria. E quindi oggi siamo in grado di dare una risposta che sia più all'altezza delle nostre potenzialità, considerando che le strade del vino negli anni precedenti non sono state in grado di intercettare questi flussi, non sono state in grado, diciamo, di portare questa variabile, questa potenzialità, questa nostra identità ad essere realmente una condizione di miglioramento, di qualificazione dell'offerta turistica e di attrazione. Nel manuale abbiamo provato a raccontare tutto questo, abbiamo provato a raccontare la legge e abbiamo provato anche ad esprimere alcune indicazioni chiare per gli operatori che volessero approcciarsi a questa attività, sapendo che guardiamo agli operatori che facciano realmente quel mestiere. Nella legge nazionale abbiamo voluto scientemente escludere da questa opportunità le aziende industriali, perché l'enoturismo si nutre di racconti esperienziali, si nutre di storia, di tradizione, e quindi l'enoturismo può essere fatto dalle cantine che realmente realizzano quelle attività, può essere fatto da quei luoghi di produzione che hanno da raccontare un loro legame con i vitigni autoctoni, con le tradizioni di quel territorio, con tecniche di vinificazione antica. Ecco, l'enoturismo io la considero una grande opportunità, e io credo sia venuto il tempo di provare ad essere un po' più visionari, ma allo stesso tempo pragmatici. Intanto, con questo incidente di una norma approvata in Consiglio regionale, proposta dalla Lega, abbiamo fatto perdere un'altra stagione ai nostri operatori. Dobbiamo recuperare in fretta e dobbiamo provare a farlo sapendo che la Puglia, da questo sistema, da questo patrimonio ampelografico, da questa storia, può dare un ulteriore contributo allo sviluppo del proprio brand e può dare un ulteriore contributo ad iniziative che inquadrino anche nuove professionalità, nuovi approcci occupazionali, nuove generazioni che alimentano una filiera che ormai non è fatta solo di buona produzione di etichette di vino, ma è fatta anche di tutta una serie di applicazioni, di tutta una serie di occupazioni, di tutta una serie di professionalità che io credo noi abbiamo il dovere di formare, e di formare in un quadro molto anche ampio, investendo il mondo della scuola. Non è possibile avere scuole agrarie, scuole alberghiere, istituti tecnici che non insegnino questi argomenti, che non insegnino la storia e la cultura del vino, la storia e la cultura dell'olio, la storia della nostra enogastronomia. Dobbiamo essere noi che ci facciamo promotori di trasferire alle nuove generazioni questo grande bacino di esperienze, di competenze, di conoscenze. Se perdiamo questa occasione, rischieremo di standardizzarsi a tutti gli altri e di diventare molto meno competitivi, perché se la Puglia in questi anni ha vinto per il lavoro fatto 15 anni fa, quando abbiamo voluto seminare un ragionamento di natura strategica, che è stato quello di riempire di contenuti accanto al sole e al mare
con tutta una serie di variabili peculiari, identitarie della nostra terra, che hanno reso la Puglia una delle regioni più visitate al mondo.